Questo è il primo disco, quindi sicuramente spero sia un inizio più che un arrivo, che però al tempo stesso è anche poi una chiusura di un cerchio di un percorso che mi ha visto buttarmi in questa avventura nel 2019. Io ho detto poco fa a un altro amico che abbiamo fatto una festa in casa qui per l'uscita del disco, giovedì scorso, esattamente una settimana fa, e mi ha emozionato molto perché era esattamente la stessa cosa che facemmo nel lontanissimo gennaio 2019, quando uscì la mia prima canzone in modo proprio così a caso, si chiamava Ruggine, ed era Dai, esattamente così, era una festa a casa. E quindi poi anche senza averci, cioè questa roba mi è venuta in mente mentre stavamo lì a fare sta festa, mi è venuta in mente così ed è stato tutto giusto e tutto ha magicamente acquisito un senso più profondo. Questo per dirti che in realtà non sono cambiato molto da quello che ero nel 2019, nel senso che è cambiata la carta d'identità, nel senso che adesso ho 32 anni ed è aumentata l'ansia sociale, probabilmente, quello sicuramente sì, quello sicuramente sì. Però in verità poi l'onestà che cerco di portare in quello che faccio è rimasta quella e spero si sia percepita anche nelle cose di cui racconto in questo disco. È venuto tutto molto naturale perché io chiaramente poi, cioè in questi anni ho vissuto tante cose, banalmente una molto importante, ma anche che è nata in maniera un po' così per caso, è che io da diversi mesi insegno a scuola di mattina, incredibile. Insegno a scuola di mattina, ad esempio, e di sera divento come Batman, ci il sta, cantante. Questo per dire che chiaramente i percorsi di vita poi fortunatamente sono un divenire, però a un certo punto io mi sono reso conto, buttando giù queste canzoni, che in realtà poi come tutti i dischi ce n'erano tante altre che poi non sono entrate, avevano tutti questo filo conduttore. Allora, sicuramente c'era il tema amoroso che fa un po' da sfondo alle varie vicende, ma c'era poi tutte queste sensazioni che poi in realtà io parlando così davanti a un drink con gli amici, con i miei coetanei, con le persone, in realtà erano esattamente comunissime. E quindi mi sono detto, aspettate un attimo, allora qua, a parte che c'è un problema, c'è un problema abbastanza evidente, mica solo a livello generazionale, che è esattamente quello che io in maniera inconsapevole sto mettendo nero su bianco in queste canzoni. E questa roba qua mi ha anche poi dato la forza, no, di farlo sto disco, perché poi non è facile. Soprattutto poi far quadrare tutte le cose, la vita, il lavoro e tutto. Quindi, per risponderti, è stato tutto molto naturale, non c'è stato nulla di troppo volontariamente rincorso. Assolutamente sì, e mi ha fatto piacere appunto vedere che, nonostante fossi cresciuto, nonostante le esperienze di vita mi avessero portato poi anche altrove, in realtà poi il succo era sempre stato lì. No, loro me l'hanno proprio detto chiaramente. Cioè, tante cose che abbiamo sentito nelle sue canzoni, prof, le capisco. E soprattutto il riferimento, loro non hanno il problema dell'aver abbandonato casa propria, una madre magari in provincia, come dico io in una canzone, perché sono a casa loro, ma invece tutto il problema di trovare l'amore, il problema di trovare il proprio posto nel mondo, loro sono completamente, navigano sulla loro zattera, navigano a vista, ma io pure. E io questo gliel'ho detto, ho fatto, raga, cioè non pensate che solo perché io sono seduto su una sedia diversa dalla vostra, io sono, cioè, Tutto no, risolto. siamo tutti completamente nella stessa condizione e quindi vorrei parlarne, vorrei che voi con me vi apriste. Sono come Capitan Uncino, ce l'avrà a vita quest'ansia del tempo che scorre e vorrà sempre spaccare gli orologi TKT che lo circondano. La cosa bellissima però è che stiamo facendo dei concerti, che sono la cosa più figa Vai, vai. e che non è assolutamente anche questa una cosa facile oggi, soprattutto perché sono sempre di meno proprio fisicamente i posti dove un emergente può trovare un pubblico e uno spazio, perché poi c'è tutto il tema che il pubblico digitale non è mai corrispondente, quasi mai, a un pubblico reale. Questo è un altro grande tema. E quindi abbiamo fatto un primo giro di date questi giorni. Ne manca una a inizio giugno, sempre qua a Milano, e poi a brevissimo ne aggiungiamo altre.
Quindi bello, è la cosa che preferisco, più bella, più vera, più emozionante. Quando tu dici, ma tu vuoi fare altri 12 dischi o vuoi fare 12 concerti a settimana? Io ti dirò sempre 12 concerti a settimana perché stai là con la gente davanti che senti il respiro, vedi gli occhi e soprattutto serve, è anche una scuola per capire, almeno per me che scrivo, se quello che sto dicendo effettivamente te lo sto dicendo bene, se vuoi male, se ti arriva. Quella roba per me è fondamentale, perché glielo si legge negli occhi delle persone, no?